partiti con lotta a tre per il comando sono Peligroso Tand, Paltrow e K e Pepper Wild fuori. Peligroso in vantaggio, ma Paltrow insiste e passa a condurre alla prima piegata, di fuori Pepperwise che insiste ancora e probabilmente otterrà il via libera sull'iniziale battistrada. 14-9 il primo paletto. Pepperwise e Andrea Farolfi che vanno davanti e provano subito a moderare il ritmo. Di fuori è rimasto scoperto Paloma D'Asolo che prova ad avanzare lasciando quarto in corda a Peter Pan Jens. Intanto se ne vanno i 400 col rallentamento del capofila, 16-1 di paletto, sempre Paltrow e K a seguire Pepperwise a metà della seconda curva, stoppata piuttosto netta di ritmo, c'è qualcuno in difficoltà centro gruppo, però sono tutti di trotto, frazione in 16-8, quindi è calata nettamente l'andatura. Di fuori è andato anche Patty Jack in seconda pariglia esterna, anticipando Plus Valenza, lo scatto in mezzo alla pista dal fondo di Please Please Me, mentre ha galoppato Peter Pan Jens. Cavallo numero 2, Peter Pan Jens, squalificato. Please Please Me che attacca in terza ruota, ha letteralmente sorvolato il gruppo, l'allieva di Tonino Castiello che si porta a contatto di primi, nonostante il 15-6 della penultima piegata. Intanto viene di fuori sul calo di Paloma D'Asolo anche Patty Jack, siamo all'ultima curva con Pepperwise in vantaggio, Please Please Me che sembra aver esaurito la punta, 15-6 di frazione, filtrano i cordaioli, sono Paltrow e K e Peligroso Tand, poi Plus Valenza con la quale Greppi ha rubato un paio di varchi interni, viene in mezzo alla pista Pickering, addirittura arrivo, 15,5 la frazione. E in netto vantaggio Pepperwise per il secondo posto, Paltrow e K per il terzo, Peligroso Tan per il quarto, all'interno Plus Valenza che regge Pickering 1, 18 e 6 il tempo del vincitore del chilometro.